Gesù è risorto ed è qui. È risorto ed è qui con noi, in mezzo a noi. È questo il motivo per cui siamo qui. È questo il motivo per cui celebriamo nella gioia, nella meraviglia, nell'esultanza del cuore, perché lui è risorto e vivo ed è qui, è qui. Dovremmo maggiormente viverla forse questa consapevolezza, perché se gli occhi del corpo non lo vedono, gli occhi della fede lo vedono, lo vedono. Il cuore lo avverte, è con noi, è vivo, è risorto da morte ed è proprio qui. Tutto fino adesso ci ha parlato di lui. Ci ha parlato di lui il fuoco luminoso e caldo. Ci ha parlato di lui il canto dell'esultanza. Ci ha parlato di lui la parola proclamata e da noi ascoltata. Ci ha parlato di lui l'esultanza dell'alleluia. Ci parlerà di lui ancora, d'ora in avanti. La liturgia battesimale nella quale lui sarà protagonista del dono della vita nuova a sei nostri fratelli e sorelle. Ci parlerà di lui la liturgia eucaristica, nella quale egli si rifarà presente vivo nel suo corpo e nel suo sangue, e dove si renderà nostro nutrimento per noi, per la nostra vita. Tutto ci sta parlando di lui, perché lui è qui. Perché lui è risorto, perché lui è vivo, perché lui è presente in mezzo a noi. Lui non è una fantasia, è la realtà più reale del mondo, della storia e della nostra vita. Ed è l'unica realtà per la quale davvero vale la pena vivere e morire. Perché lui è qui, è risorto, vivo, ci guarda, ci ama, vuole che ascoltiamo la sua parola di tenerezza e misericordia, vuole che tocchiamo le sue piaghe attraverso le quali siamo stati guariti, vuole che lo accogliamo nella nostra vita e nel nostro cuore. È qui, è risorto, è vivo. Gesù, lui. Un grande scrittore russo, Dostoevskij, scrivendo una lettera ad una persona amica, si esprimeva così: al mondo esiste solo un essere davvero e assolutamente bello. Il suo nome è Gesù Cristo. Noi questa sera lo diciamo, che per noi al mondo esiste solo un essere davvero e assolutamente bello. E il suo nome è Gesù. Lui, il risorto, il vivente. Lui è il bello, lui è la bellezza che salva tutto, che salva tutti, che salva noi con il suo amore infinito e onnipotente. Lui è il bello, lui è la bellezza e lo è in questa serata
lo capiamo forse più in profondità che in altri momenti, perché egli è la vita che sconfigge ed è bella la morte, perché egli è la verità che sconfigge ed è bella ogni menzogna ed ogni errore, perché egli è la via che recupera da ogni smarrimento, da ogni dubbio, da ogni perdizione, da ogni mancanza di senso della vita, perché lui è l'amore che vince l'odio, il peccato, il male definitivamente, perché lui è l'acqua viva che disseta le arsure del nostro cuore, i desideri mai paghi che ci portiamo dentro, le attese che altrimenti rimangono senza risposta, le promesse che non hanno un contenuto vero. Egli è la pace che sconfigge ed è bella ogni guerra, dentro di noi e fuori di noi. Egli è la provvidenza che ci aiuta a comprendere che nella vita tutto è nelle sue mani e dunque tutto è in un disegno di amore splendido, quando lo capiamo e quando anche non lo capiamo. Egli è la gioia che ci strappa ad ogni tristezza, malinconia, lamentazione, ripiegamento su di noi. Egli è la giustizia che vince ogni ingiustizia che ci portiamo dentro e che è presente nelle nostre vite, nelle nostre storie. Egli è la speranza che ci toglie ogni paura e che illumina l'orizzonte presente e futuro del nostro cammino. Egli è il principio e la fine, cioè è tutto, perché senza di lui tutto ciò che è nulla, è il principio e la fine. Egli è il Figlio di Dio, fatto uomo per noi, morto e risorto, vivo qui, ora, in mezzo a noi, per noi. Sant'Agostino si rivolgeva così alla sua gente, lui vescovo a Ippona, parlando nella sua cattedrale. Fratelli, sorelle, contemplate il vostro amante. Egli è bello nel ventre della madre, è bello in mezzo ai suoi parenti, è bello mentre compie i miracoli. È bello mentre riceve i flagelli. È bello quando invita alla vita. È bello quando disprezza e vince la morte. È bello quando consegna l'anima. È bello quando la riprende. È bello sulla croce. È bello nel sepolcro. È bello nel cielo. Contemplate il vostro amante, che è bello, perché è Dio, perché è risorto, perché è vivo, perché è il vostro Salvatore, è il vostro tutto, è la bellezza che salva il mondo, che salva tutto, salva tutti e salva noi. Questa sera
non abbiamo altro da dire. Abbiamo solo da contemplare colui che è il bello, la bellezza, chi è qui e chi ha ragione, la gioia, la forza, il coraggio, il senso, il tutto della nostra vita per ciascuno di noi. È risorto, è qui, fratelli e sorelle, amici carissimi, non ce lo dimentichiamo.